nostra riforma, la nostra proposta di legge, aveva calcolatrice alla mano un risparmio ben più alto rispetto a stravolgere tutto l'assetto costituzionale che comporta la riforma di Renzi. Quindi, se il problema è un discorso di costi della politica, i politici possono dare l'esempio e ridursi lo stipendio, anche perché così magari vedrebbero anche loro un pochettino quanto può essere difficoltoso Vivere con meno soldi. E vivere con meno quindi soldi, come una persona cosa normale, pensi insomma. del fatto che il PD l'abbia rimandata in commissione? Che come al solito ci si farà la prossima campagna elettorale su questo tema, Cioè perché dice non. che Renzi farà la campagna elettorale dicendo voglio tagliare gli stipendi ai parlamentari. Certo, perché non ci ha fatto la campagna quando doveva diventare segretario del Ma poi ha PD, cambiato idea. ma cambia spesso Però che voi idea, dargli ma lui queste cambia idee, idea. lo È fatto so. così, cambia idea. Siete Cambia invece la proposta considerevole. Brunetta, quella di dare cioè lo stesso stipendio quando uno entra alla Camera del lavoro che faceva in precedenza? Si può discutere di qualunque argomento quando se ne discute seriamente in commissione e in aula. Il problema è che la maggioranza non ne ha voluto discutere, quindi non siamo neanche arrivati a confrontarci con Brunetta sul merito. Poi noi le avevamo detto, per noi due cose sono importanti, non vi dovete dimezzare per forza lo stipendio come facciamo noi, però almeno ce lo riduciamo tutti quanti e introduciamo un principio di trasparenza. Non ci sembrava di chiedere una rivoluzione No, copernicana, ci anche sono. scherzi, Cioè, insomma. lei ci crede al complotto frigoriferi, No, io Frigogate? credo che ogni volta che ci sia una battaglia importante del Movimento 5 Stelle, caso strano, esce qualcosa che tende a diminuire l'impatto che può avere questa battaglia. L'altro giorno c'era il taglio degli stipendi, che è una battaglia nostra forte, anche perché, ribadisco, Certo. noi applichiamo questo Sì. trattamento, ci auto-implichiamo Dall'inizio? dall'inizio, e Certo. quindi era un momento Sì. importante, anche un giorno importante che la politica avrebbe potuto dimostrare qualcosa ai cittadini. No, E caso strano, certo, insomma. e no, cioè, guardi, il problema è che voi facevate questa bella iniziativa alla Camera Sì. e non ci doveva essere l'intervista del sindaco Raggi su Repubblica, cioè chi gliel'ha fatta fare quel giorno lì? Scusi, se glielo dico così, no? Così Sì, no, sottovoce, dico ce lo perché, diciamo certo, perché se lei fa internos. l'intervista e mi parla dei freghi, è chiaro che poi vi va a E coprire. evidentemente non c'è Sembra che lei si stato. sia lamentata tantissimo con il gruppo della comunicazione Movimento 5 Ma l'ho letto Stelle. anch'io Non è queste vero, è cose, così. no? Diciamo che sicuramente si deve lavorare in maniera più coordinata, Ah, questo quindi sì. era vero? L'hai detto, adesso l'hai detto meglio, Roberta, L'ha detto come lo brava! direbbe De Mita, l'ha detto Ecco, adesso, brava però Roberta. era il campo da questa cosa. Perché tutti dicono che la Lombardi ce l'ha con la Raggi? Cioè dicono tutti che la Lombardi è l'anti-Raggi, ma perché si Anche dice che questa in cosa? Sicilia, al vostro incontro annuale, non dovevate incontrarvi, avvicendarvi sul palco, me ne era troppo ravvicinata. Come Ma mai? perché si No, dice questa cosa? c'è tanta mitologia. Come, insomma, abbiamo anche spiegato in altre occasioni, sicuramente siamo, insomma, due donne di carattere, quindi è ovvio che magari ci si possa, diciamo, confrontare sui temi. Cioè due caratteri diversi, diciamo, un Ma po'. caratteri diversi D'accordo? e forti. Invece, Certo. cioè, andreste a cena insieme? No, chiedo con la Raggi. Ma no, guardi che ho detto solo a cena, Roberta, signor ma Lombardi. scusami, cos'è questa faccia da cane di Marmo? No, ma ho Scusami, detto solo soggiorno. se potreste andare a cena insieme, non andare a vivere insieme, non sposare, cioè una cena. Lei, voi Io due. ceno con i miei figli, Ma se grazie. lei non Una vorrebbe. Ma merenda, un pane ieri sera Nutella, alle 9 è vaticquorum. scaduto il termine per il voto online, per il non statuto, no? E deve votare almeno il 75%. Sembra che l'affluenza fosse un po' Stiamo in fase scarsa. di certificazione del voto da parte di una società di Dovete fare il certificazione doodle. esterna, faremo il doodle anche per quello. No, c'è una Ma non società c'è di un rinvio certificazione. della chiusura, no? È confermata, No, è stata chiusa. è chiuso ieri, No oggi la doodle. società di certificazione esterna sta verificando tutta la regolarità del voto e domani avremo gli Ma più o esiti. meno si sa quando siete arrivati a occhio, meno del 75, Non lo non ce so, l'avete invece fatta. sono felice che ogni volta che usciamo dalla Camera dei Deputati Ci sia qualcuno? hanno, a parte che ci sia Ci sia qualcuno, ancora la porta, visto la che gente che la frequenta? esatto, no, che ci sia gente che viene con noi, parla con noi, ma noi del Movimento 5 Stelle siamo gli unici che possiamo permetterci di andare in una piazza senza essere presi a Anzi, siete voi, a pizze. qualcuno di voi, anzi no, non uno di voi, ma uno dei vostri sostenitori ha aggredito, insomma, ieri verbalmente la La Morani. Morani dice appunto che dice che Ma questa. io ho il PD che aggredisce verbalmente i cittadini tutti i giorni e non solo verbalmente, quindi Senta, francamente. cosa Comunque gridavate? sono atteggiamenti sempre da assolutamente biasimare, però a volte diciamo che una politica che fosse un pochettino più vicina ai cittadini non li esasperirebbe così tanto da Cosa creare crede? queste Cosa reazioni. crede? Divino Delma, buongiorno!
Vi salutiamo e benediciamo da Santa Margherita Ligure, ancora, amatissimi figli. Noi vogliamo sapere da lei che nel futuro, se la signora Lombardi diventerà mai sindaco di Roma, nel futuro, molto avanti, non subito, ma avanti. Dopo 5 anni, sì, ma anche di più, 5, 10, 15, nella sua carriera politica, se ci sarà mai questo approdo, così vediamo. Abbiamo capito, questo concetto è stato reiterato tre volte, noi non siamo del tutto cretini. No, perché magari non capisce, c'è un problema di... Ecco, stiamo controllando controlli. l'orogramma. Nel suo futuro, vediamo un attimo. Sta guardando il futuro. Giove indubbiamente è molto propizio. Ah beh, se Giove è propizio. Male, ecco, poi abbiamo, abbiamo questo bel trigono di Urano. Ah beh, anche Urano. Però, si quando fa così poi c'è un però. Beh, veramente c'è ancora Saturno. Ah, Saturno è contro. Certo. Non è Federica, ci è può Saturno. Dire, no, non è quella. Ci può dire se diventerà mai sindaco di Roma la signora Lombardi? Ecco, tiriamo allora quelle somme. Tiriamo, sì. Stringiamo, che è la parola di oggi. La risposta ecco, è... Ecco, e se l'analisi è ricondotta ai prossimi 7 anni... La risposta è... In questo settennio non risulta. Non risulta, divino, grazie, arrivederci, non risulta signora Lombardi, in questo dispiace, settennio, lo so. Roberta, lo so. In questo settennio, poi tieniti libera. Grazie Roberta Lombardi, deputata del Movimento 5 Stelle, ci sarà...